Quando si parla oggi della verità è sempre difficile mettersi d'accordo su cosa significhi verità. Per chi ha il dono della fede, la verità è in qualche maniera quel progetto eh, che Dio aveva in mente per il mondo, per le creature umane in particolare, ma per tutto il mondo, nel momento in cui dà origine a questo mondo. Quindi potremmo identificare la verità quel progetto di Dio che è un progetto di amore, un progetto di bene. Quindi potremmo alla fine concludere che la verità, eh, lo dice Gesù stesso, è Gesù, perché con la sua vita, con il suo esempio, Gesù diventa colui che viene a insegnare il progetto di Dio sulla creatura umana e sul, lui, e sul mondo in generale perché il mondo possa essere libero e vivere bene. Ovviamente non tutti hanno la fede, non abbiamo neanche la pretesa di imporla ad alcuno. Per tutti questi la verità si coniuga eh, in tanti rivoli, in tanti ruscelli che vengono, che possono venire eh, dalla cultura, possono venire dall'economia, dalle religioni, insomma tutto un insieme, dalla scienza, dalla tecnica, tutto un insieme di insegnamenti che vogliono dire, insegnare alle creature umane come far funzionare il mondo e la storia. Comunque la si pensi, la si pensi una cosa è eh, eh, da sottolineare, che la verità eh, non è imbrigliabile. Non è che uno può dire io ho la verità, perché il rischio è che anche il mondo credente qualche volta nel momento in cui afferma io ho la verità, non si renda conto che la verità di Dio, che è più grande del suo pensiero, delle sue conoscenze, la verità di Dio può venire anche da altri canali che insegnano all'uomo appunto a, a, a trovare la propria libertà. Mi venivano in mente queste affermazioni perché eh, il mese scorso in Russia un certo Vladimir Putin, eh, che tutti noi in Occidente Guardiamo con un occhio di traverso perché lo riconosciamo come un politico dittatore, un politico che non riconosce la, la, il pluralismo politico che non conosce la, il riconoscimento dei diritti umani, insomma un uomo che non è che additiamo volentieri come un campione di verità o di, o, 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 o di libertà per, per gli uomini e per il suo popolo in particolare. Dicevo che il mese scorso Vladimir Putin in un convegno fatto a Valdai, dove si parlava eh, di questo ventunesimo secolo e dove vogliamo andare in questo ventunesimo secolo, ha detto delle cose a mio modo di vedere straordinarie, dicendo, guardate che noi eh, siamo passati, noi russi, dice, siamo passati a partire dal 1917 da una grandissima dittatura, la quale a un certo momento ci ha insegnato che la verità era di un certo tipo. Eh, han deciso per ragioni ideologico-culturali che bisognava pensarla così e guai se non la pensavi così. Diceva un po' più in là, a fianco di una dittatura comunista abbiamo avuto una dittatura nazista e fascista, la quale pure a un certo momento ha detto la verità è questa. E quindi le conseguenze le conosciamo, non, è, non, sono, non si è trattato né da parte comunista né da, né da parte nazista di verità liberanti per l'uomo. Perché Putin fa queste affermazioni? Perché Putin dice, noi oggi assistiamo a due nuovi eh, filoni che finiscono per togliere eh, eh, libertà all'uomo e che rischiano di diventare... Dittature contemporanee e da una parte cita il capitalismo comunista, un paese, eh, la Cina, rigorosamente comunista, dove però, eh, eh, da un punto di vista economico, siamo nel capitalismo più sfrenato, quelli che sono le tutele dell'uomo, i diritti delle persone, dei lavoratori, vengono disattesi sistematicamente in nome del profitto. Quindi, una sorta di dittatura strana in cui ideologicamente siamo tutti per il comunismo, quindi tutto insieme, lo Stato che governa più importante delle persone e dall'altra parte il capitalismo più selvaggio eh, dove il profitto diventa più importante di qualsiasi altro valore. Ma Putin poi fa una seconda sottolineatura e dice eh, qua lì dove parla del progressismo occidentale. Progressismo occidentale dove lui dice oggi in nome della modernità e soprattutto dice dietro l'affermazione pelosa del riconoscimento dei diritti delle minoranze, noi oggi stiamo introducendo una cultura che di fatto è una cultura che cancella il passato. E lui fa l'esempio della famiglia, fa l'esempio eh, del maschile e del femminile che non si vuole più perché oggi si parla eh, di genitore 1, di genitore 2 perché oggi c'è il gender, non si può parlare. Insomma, tu, lui fa tutta un'analisi molto dettagliata di questo che lui chiama la dittatura del progressismo la dittatura del progressismo che vuol cancellare il passato perché oggi noi dobbiamo pensarla così. Direte voi da che pulpito viene la predica? Eh, e certamente, se noi andassimo ad analizzare la coerenza di queste affermazioni poi con i comportamenti reali politici di questo uomo, saremmo tentati di fare l'affermazione che tante volte fanno nei confronti di noi preti. Predicano bene, ma razzolano male. Sta di fatto che Putin ha lanciato suo, questa sua provocazione. E però eh, dicevo in partenza che la verità non è patrimonio di qualcuno, la verità è di Dio e Dio a volte sa comunicare, sa esprimersi anche con persone che apparentemente sono lontane dalla nostra sensibilità. Ma per dirvi quanto eh, serio sia stato eh, l'intervento di eh, Putin, vi dirò che Papa Francesco, nei giorni scorsi, parlando agli ambasciatori di tutto il mondo, ha fatto un discorso precisissimo, precisissimo che va a intercettare esattamente quello che ha detto, detto Vladimir Putin. Papa Francesco, dopo aver parlato di dei problemi sociali, la denatalità con tutti i problemi che abbiamo oggi per la mancanza di nuove generazioni di figli che vengono al mondo, dopo aver parlato del problema degli immigrati, ha fatto un intervento dove ha messo sotto accusa, ve lo dico in inglese ma ve lo traduco subito, la cancel culture, cioè la cultura della cancellazione dove Papa Francesco dice, siamo entrati in una cultura sedicente progressista, che poi, sapete, per mettere il belletto alle idee pazze, basta dire che sono idee progressiste. No. Sarebbe come se dire, ogni stupidaggine che io faccio, dico che però è un frutto carismatico di santità, perché così passa più velocemente. Eh, sai quegli eufemismi, quelle, quelle modalità buone di dire. Quindi quando si dice progresso, tutti fermi perché di fronte al progresso bisogna stupirsi. E Papa Francesco dice, ma noi stiamo cancellando il nostro passato. Oggi non vogliamo più i grandi della letteratura, per esempio, si dice che ci sono libri brutti che si può anche non leggere, che ci sono libri belli che, ci so, che si possono anche leggere, ma si dice anche che ci sono libri che sono capolavori che, non, che dovremmo obbligatoriamente a leggere. Io mi domando, dalla nostra scuola, che fine ha fatto la Divina Commedia, I Promessi Sposi, i Grandi Classici? Niente, travolti, ma soprattutto oggi si tende a rimuovere tutto quello quello che è il passato, i valori del passato, le convinzioni dei, del, del passato, quei valori pre-borghesi che appartengono all'umanità, dice Papa Francesco in questo, ma l'idea di patria per esempio, l'idea di bene comune, l'idea dei nostri classici che sono degli insegnamenti profondissimi per la nostra vita, perché li abbiamo rimossi? Ecco la cultura della cancellazione. Oggi fra l'altro c'è una rivisitazione del passato che dice, ma no, tiriamo giù le, le statue di Cristoforo Colombo, tiriamo giù le statue di Cadorna, di tutti quelli che hanno fatto la guerra, tiriamo giù perché il passato lo dobbiamo cancellare. La cancel culture, che vuol dire la cancellazione di una cultura, è l'introduzione... È un colpo di spugna con la quale si cancellano i valori del passato per introdurre una nuova ideologia, che chiamiamo progressista, ma è una dittatura del pensiero che porterà dei frutti malefici nel giro di non molto tempo, anzi li stiamo già vedendo. E allora mi piace ricordare che la verità, la verità per l'uomo, per il bene dell'uomo, che sia detta da Putin, che sia detta da Papa Francesco, è qua a ricordarci che c'è un bene più grande sul quale dobbiamo vigilare a dispetto delle promesse di progresso e di libertà che ci vengono dalle culture contemporanee.